Ciao, sono Elena Salmistraro e vi presenterò la mia nuova collezione Spire, disegnata per Flaminia e in esposizione durante questa Milano Design Week nello showroom Flaminia. Potrei parlare per ore del mio amore per la ceramica. Una volta terminati gli studi, ho fatto alcuni ragionamenti, avevo bisogno di un materiale con cui proprio riuscire a esprimermi, a dar vita alle mie creazioni e così mi sono iscritta a un corso serale di ceramica alla Scuola Cova. Lì ho imparato a lavorare prima la ceramica, ovviamente artistica, il colombino, che è una tecnica antichissima, successivamente al tornio e ho imparato a realizzare proprio degli stampi. Addirittura in studio ho un piccolo fornetto per la porcellana. La cosa che mi affascina di più è che si tratta di un materiale antichissimo, però sempre attuale. È economico, però molto nobile. È veramente è un materiale speciale, ecco, a mio avviso. La produzione artigianale e la produzione industriale hanno delle chiare, evidenti differenze. Bisogna capire che cosa si vuole andare a realizzare. Naturalmente, per quanto riguarda una ceramica più artistica, c'è l'improvvisazione che può essere un valore aggiunto, ma nella produzione seriale bisogna seguire tutte le fasi del progetto, bisogna studiare a fondo il progetto perché l'industria non può permettere delle variazioni, diciamo, macroscopiche. Studiando però correttamente ogni progetto si possono anche realizzare degli stampi molto complessi che permettono in ogni caso libertà. Per quel che mi riguarda, i vincoli tecnici sono uno stimolo. Non mi piace lavorare sulle certezze. Ecco, amo molto le sfide. Mi viene da dire che siano come degli upgrade della complessità del progetto, un po' come nei videogiochi. Più aumentano i livelli, più si passano i livelli e più il gioco diventa complesso, però allo stesso tempo interessante. Fin dall'inizio del mio rapporto con Flaminia mi ha affascinato l'utilizzo del colore, che non è sc così scontato poi nel mondo dei sanitari. Andando in azienda mi sono trovata davanti a una parete piena di test e lavorando appunto con la ceramica conosco le difficoltà poi di queste variazioni di colore una volta infornate e ho capito che c'era dietro una grande ricerca. Ecco, è una delle cose che mi ha colpito di Flaminia, quindi quest'uso dei colori e anche la grandezza dei forni che erano come delle stanze e mi ha divertito anche vedere degli stampi molto grandi. Sembrerà scontato, ma lavorando con oggettistica, ovviamente conoscevo gli stampi, ma vederli così grandi, ecco, per quanto riguarda il mondo dei sanitari, mi ha divertita. Come si intende dal nome stesso, l'ispirazione parte da una spirale. Ho iniziato liberamente a disegnare su un foglio delle spirali, dei vortici. Mi piaceva l'idea che questo lavabo potesse dare una sensazione di movimento, come una moderna conchiglia contemporanea. E così, chiaramente, dai primi schizzi a poi alla realizzazione, ho variato, ecco, diverse volte nei mesi il progetto. Però sono arrivata ad ottenere un lavabo molto semplice, quindi posizionabile, adattabile anche ai diversi ambienti e soprattutto una cosa nuova, fresca, è l'utilizzo del bicolore. Tutti questi lavabi, sia in versione ovale che tonda, hanno due colorazioni ed è, diciamo, un qualcosa in più, che ho portato a questa collezione.